Grazie, come sempre i temi che vengono proposti al Festival di Filosofia sono molto ampi e impossibili da trattare in un'oretta. Quindi io cercherò di vedere insieme, di comprendere se possiamo elaborare e costruire una griglia concettuale dentro cui poter comprendere la ragione, il nucleo anche teoretico essenziale di certe manifestazioni artistiche contemporanee, di fronte alle quali siamo sempre spaesati in qualche modo, no? Ci sembra di non avere un metro di giudizio, no? Come giudicarle, in base a quale metro, per l'appunto. Per giudicare qualcosa io ho bisogno di un metro che non è quella cosa stessa. E sembra che appunto questi paradigmi, diciamo, in base ai quali nel passato si è sempre giudicata un'opera, questi paradigmi oggi siano venuti meno. Quindi sembra di trovarsi in un'epoca anche per l'arte, non solo per l'arte, che platonicamente potremmo dire di ametria, no? In cui manca il metro. Mancando il metro nulla è commisurabile. Come faccio a commisurare due lunghezze, come faccio a commisurare due enti se non ho un metro in base a cui commisurare? Se non ho una unità di misura, come faccio a commisurare qualcosa? E qual è l'unità di misura delle manifestazioni artistiche contemporanee? E quindi siamo in una situazione in cui ci sembra impossibile il giudizio, no? Non è così. Ci sembra impossibile esprimere un giudizio che abbia una sua fondatezza. Il giudizio diventa un giudizio di gusto nel senso più banale del termine. Perché? Ma perché appunto non riusciamo a commisurare queste diverse espressioni. Ci manca un paradigma. È una storia drammatica, ma che viene da lontano. E viene da quella che era la condanna, si dice, no? Si usa dire, platonica dell'arte come mimesi, no? Platone, tutti lo sanno, no? Bandisce, si dice, il poeta. In realtà non bandisce il poeta, niente affatto. Se leggete la Repubblica, eccetera, lui non bandisce il poeta, bandisce una certa poesia, bandisce una certa arte, esattamente quell'arte, quella poesia che non corrisponde a un metro, a un canone. Esattamente quell'arte, quella poesia che, facendo leva sul pathos, facendo leva sul sentimento, facendo leva sull'emozione, facendo leva su tutto ciò che è, diremmo, soggettivo, eccetera, manifesta i suoi contenuti in modo non corrispondente, non obbediente ad una misura, ad una misura. Questa è la ragione essenziale della critica platonica. La ragione, se non altro, estetica essenziale, no? Non dice qualcosa che si presenti in modo coerente. È la regola fondamentale del sofista. Dire significa dire qualcosa di determinato, di definito. Che cosa mi dice di determinato e definito un'arte che fa leva sul pathos, che fa leva sull'emozione?
Che cosa mi dice di determinato un'arte che è semplicemente ispirata da una mania, da una, appunto, da una follia, sarà anche divina? Platone non lo nega. Non nega che possa esserci anche un'ispirazione divina. Ma questa ispirazione produce una espressione che non è un'espressione commisurabile, coerente, consistente in sé, che non dice qualcosa di definito. In questo senso viene condannata, no? Nel senso che non che dica cose false nel senso banale del termine, ma non dice aletea, non dice cose vere, in che senso preciso? Cioè non mi mostra la cosa, aletheuein, mostrare la cosa come è essenzialmente, come è in verità. Questo l'arte, l'espressione artistica non lo può fare perché non dice qualcosa, esprime un sentimento ma non dice qualcosa. E quindi non mi mostra aletheuein, mostrare, disvelare la cosa per come la cosa è. Quell'artista mi dipinge un letto, non è il letto. Quell'artista mi dipinge una pipa, non è la pipa. Non è la pipa. Dice cose false, non dice cose vere, nel senso della aletheia, non nel senso banale, nel senso del mostrare la cosa per come è. Ecco allora il significato appunto della critica platonica, che non è una critica generale generica all'arte, alla poesia, non è un contro i poeti, come con ironia scrive Gombrowicz in un saggio del 47, no? Contro i poeti. Non è un... in questo saggio Gombrowicz, tutto svolto in chiave ironica, Gombrowicz, il grande scrittore polacco contemporaneo, sottolinea il carattere anarchico della poesia, no? Quindi in uno Stato ben regolato non ci deve essere la poesia, perché la poesia è essenzialmente, costitutivamente anarchica. Quindi bisogna sì leggere la scuola, dice Gombrowicz in questo bellissimo saggio del 47, mi pare. Bisogna sì leggere la scuola, bisogna sì imparare bene i poeti a scuola, no? Per imparare come non si deve essere. In realtà lui intendeva dire bisogna leggerli da piccoli per imparare ad essere anarchici, per imparare appunto a non sopportare nessuna forma di potere, no? Questa visione appunto, ma che è in parte anche in Platone questo. Per certi versi quella poesia che Platone critica e che Platone vuole bandire dalla sua polis perfetta, dalla sua politeia, illustre ospite, va via, non è questo il tuo luogo. In questa critica Platone anche ha presente questo potenziale carattere, noi diremmo eversivo, del canto, della poesia, dell'arte, quando non sia quell'arte appunto che lui invece auspicava, obbediente ai metra, obbediente al logos, un'arte che illustra il logos, ragione, ragionamento, discorso, no? Un'arte quindi che al suo centro ha la parola, ma la parola che denota, la parola che dice qualcosa, non la parola che esprime fantasmi, fantasmata, no? Come li chiama all'inizio del decimo libro della Repubblica. E questa critica è fondamentale, perché in questa critica Platone, qui il discorso si farebbe lunghissimo, cioè, ma questa critica Platone da un lato lascia aperto una prospettiva positiva per il divenire delle arti, no? Perché se l'arte non deve essere appunto imitazione di passioni, ma deve essere piuttosto imitazione di numeri, misure, forme, che si commisurano sulla base del metro,
numero prima sapienza per i pitagorici esattamente come per Platone. Se questo, allora la domanda che segue immediatamente a Platone qual è? Se l'arte che tu accetti nella tua polis è l'arte del numero, se la bellezza che tu accetti nella polis è quella che risulta da una forma completamente e perfettamente commisurata nelle sue parti, e beh, il bello allora che sarà propriamente? Non queste parti, ma sarà il loro rapporto, la loro relazione che le rende belle. Ma la relazione, il rapporto, il logos come relazione, come rapporto, no? Una traduzione possibile di logos è proprio quella di rapporto, in matematica è così, rapporto, relazione, come è rappresentabile? È astratto, no? È astratto. Se bello non è questa cosa, questa forma, ma il bello è il prodotto dei numeri che informano questa forma, il bello in sé, saranno questi numeri. Sarà questo metro, sarà questo logos. Astrazione. Bello non è l'opera nella sua simmetria, nella sua composizione. Bello può essere il numero, il suono, il colore, solo. Quindi la critica platonica apre una strada formidabile ad un'estetica che comincia ad apparire già con i neoplatonici. Un'estetica, diciamo, di tipo mistico, no? Un'estetica di tipo mistico. Per cui il bello, che cos'è propriamente il bello per eccellenza? L'abisso del bello, come dicevano i bizantini, ma quell'oro che risplende dietro le figure dell'icona e che assorbe in sé la figura dell'icona. Quindi la critica platonica ha in sé la possibilità di questo svolgimento, che è uno svolgimento straordinario nelle estetiche filosofiche occidentali. Ma anche può essere sviluppata in un altro senso, che è propriamente quello dell'altro colosso della riflessione estetica. Per capire qualcosa dell'estetica e dell'arte europea, voi dovete leggere Platone e poi Hegel, il resto ho lasciato pure da perdere, e Kant. E lì capite tutto, anche quello che viene dopo. Hegel assume la critica platonica. Dice, andiamo a vedere, ma che cosa ci dice essenzialmente Platone dell'arte nostra, dell'arte occidentale, di quell'arte che dentro cui viviamo? Cosa ci dice essenzialmente? Ci dice, la condanna per la sua inessenzialità, no? Non dice, nei termini del logos, del discorso razionale, non dice l'essenza della cosa. Sembra imitare la cosa, in realtà esprime fantasmi. Quel tipo lì sembra imitare il letto, sembra imitare la casa, ma non sa nulla del letto, non sa nulla della casa, non sa assolutamente come è fatta una casa. Che cosa dice? Esprime se stesso dipingendo quella casa. Quella casa non ha niente a che fare con la casa. Della casa quello non sa nulla. Non può dire logo, sulla base del logos, l'essenza della casa. Dice se stesso. Ma dire se stessi è dire qualcosa di assolutamente inessenziale. Che importanza ha l'individuo rispetto all'essenza della cosa? Il filosofo si spoglia della sua soggettività per andare a cogliere l'essenza della cosa. Quindi l'arte inessenziale, mi dice Platone. No, dice Hegel, l'arte è essenzialissima. C'è proprio un confronto, dialogo serrato tra i due, tra il grande idealismo antico e il grande idealismo classico tedesco, proprio anche in tema di filosofia dell'arte. È essenzialissima l'arte. Perché essenzialissima? Perché tu, Platone, e i platonici, e i neoplatonici ancora di più, non avete capito che il sensibile, cioè
anche quel modo in cui noi recepiamo l'opera d'arte, che la recepiamo sempre attraverso i sensi. È essenziale l'essenza, è l'espressione di Hegel. L'essenza non è essenza se non manifesta sé. L'essenza non è essenza se anche se non si disvela, se non appare. Che essenza sarebbe un'essenza che resta nascosta? L'arte che cosa mostra di essenziale? Che l'essenza si manifesta, si rivela, deve, se no non sarebbe tale, non sarebbe la verità. La verità è l'essenza in quanto manifesta sé. Offenbarung, verbum caro, tutto viene da lì. Platone non era cristiano, Hegel viene alla fine della cristianità. Verbum caro, il verbo è verbo perché si fa carne e l'arte manifesta questo. La verità, quindi ha a che fare profondamente con la verità di quell'epoca, la verità del romantico come lo intende Hegel, cioè la civiltà europea a partire dall'evento cristiano. Romantico per Hegel è questo. Quindi Platone, tu non hai inteso questo e non potevi intenderlo, tu idealista antico, non potevi intendere questo aspetto fondamentale dell'arte, la verità dell'arte. La verità dell'arte sta nel manifestare, nel rendere evidente che essenziale all'essenza è l'apparire, l'apparire, l'apparire sensibile, l'apparire in carne ed ossa, l'apparire come questa pittura, come questa poesia, come questo. L'apparire della verità in forma sensibile è essenziale all'essenza. E l'arte manifesta questo. Quindi il contenuto dell'arte è esattamente quello delle altre dimensioni dello spirito, religione e filosofia. Ma, ecco, confronto con Hegel, confronto con Platone, contestazione della posizione platonica da un punto di vista che è proprio, che non sarebbe concepibile se non nell'ambito dell'Europa o cristianità, verbum caro, da qui si parte sempre, verbum caro. Ma abbiamo bisogno ancora di questa manifestazione sensibile della verità? L'arte è un momento in cui sensibilmente si manifesta che essenziale all'essenza è l'apparire. È un momento. L'abbiamo compreso. Non solo l'abbiamo compreso, ma l'abbiamo concettualizzato questo. Questo non è più necessario come in un momento della nostra storia o del nostro destino che appaia sensibilmente. Questa necessità dell'apparire come momento della verità è stato ormai, è diventato ormai concetto, concetto. La manifestazione sensibile di questa verità è diventata superflua. Morte dell'arte, ma però attenzione, non è un'espressione di Hegel, non è un'espressione di Hegel. Hegel dice: il momento in cui non poteva che darsi artisticamente, cioè sensibilmente, l'idea che essenziale all'essenza è l'apparire, quel momento è trapassato. Non vuol dire che l'arte sia finita, ma l'arte è passata. L'arte è diventato un passato, era essenziale quando quella idea di cui abbiamo parlato non poteva che apparire sensibilmente. E la verità poteva assumere un aspetto di trascendenza rispetto all'apparire, la distinzione tra apparire e verità, che proprio la dialettica hegeliana fa saltare.
questa formidabile idea? È l'arte ad averla manifestata per prima nella storia e nel destino dell'Occidente, ma ormai è venuto un sapere che l'ha fatta propria e che ora è in grado di esprimere questa verità concettualmente, cioè nella sua forma propria, in perfetta coerenza. Non ho più bisogno di manifestarlo sensibilmente, so che la verità è essenza e apparenza insieme. So che la verità è essenza e storia. So che la verità è fenomenologia e non soltanto logica. So tutto questo, lo so. L'arte è stato il momento in cui questo è apparso, questa idea è apparsa sensibilmente. Non è più necessario. Non è più necessario che questa idea appaia in queste forme, in questo modo. L'arte è vera, il contenuto dell'arte è verità, come abbiamo detto, ma ormai questa verità deve darsi, può darsi, nella forma del concetto, cioè scienza. Scienza. Tutto il resto si aggrega intorno a questo nucleo forte, no? Quando Hegel dice nessuno più può inginocchiarsi di fronte a un'opera d'arte, eccetera, eccetera. Tutto questi sono elementi, come dire, di carattere storico, sociale, importantissimi, che sono stati glossati infinite volte nel corso dell'estetica e delle filosofie delle arti contemporanee. Ma il nucleo forte del discorso di Hegel dal punto di vista teoretico è questo. Che cosa ne è dell'arte nell'epoca della scienza? Questo è il nucleo forte. Nell'epoca della Wissenschaft, non della filosofia. Questo è un aspetto che tutti dimenticano volentieri, soprattutto i filosofi. Perché il vero discorso di Hegel non è quello della fine o del fine dell'arte, ma della fine o del fine della filosofia. Filosofia, che nome strano ormai, questo nome di amante, filosofia. No, io non sono un filosofo, dice Hegel, io so, non amo il sapere. No, non amo la sapienza, io sono sofos, non filosofos. Non filosofos. L'epoca dentro cui siamo è quella del trapasso, non tanto dell'arte nel concetto della filosofia, non tanto dell'interiorizzarsi della verità artistica nel concetto filosofico, ma l'epoca in cui viviamo per Hegel è quella del passaggio, del trapasso della filosofia in Wissenschaft. Così si conclude la fenomenologia, così si conclude la logica. Allora, non morte dell'arte, ma il suo trapassare. Problema fondamentale, da cui nasce, da cui possiamo cercare di comprendere per linee generali le grandi dimensioni dell'arte contemporanea. A mio avviso l'arte contemporanea va tutta letta in contrapposizione a questa diagnosi di Hegel, che poi Hegel applicava immediatamente al romantico, no? Il romantico era esattamente questo per Hegel. Il romantico era il romantico propriamente detto, era il grande momento in cui le forme artistiche classiche precedenti si decostruivano, ironicamente, come è stato detto, no? Ironia, ricerca, sperimentazione. Si decostruivano ironicamente.
ma intorno ancora a un perno fisso che era quello dell'io, del soggetto, Fichte, il grande filosofo del romantico è Fichte, no? E ancora in contemporanea l'idea di un'arte che potesse essere quel linguaggio che mostrava sensibilmente il coappartenersi della nostra mente alla natura, la natura come fiore della mente, estremo, come fiore, la mente come fiore della natura, estremo prodotto della natura. Nell'arte la necessità del fare naturale si combinava con la perfezione della tecne, del fare, della poiesis, della capacità poietica dell'uomo, e nell'arte queste due dimensioni si combinavano. Schelling, lo Schelling del sistema dell'idealismo trascendentale. Hegel polemizza contro queste posizioni. Perché? Ma in nome di quello che ho appena detto. Queste posizioni insistono, no, nel tentare di trovare una ragione fondamentale, una necessità delle forme artistiche nel mondo della scienza. Io non discuto, dice Hegel, che ci possono essere forme artistiche, io ne discuto la necessità. Questa è la domanda radicale di Hegel. La sua non è una posizione, come dire, empirica, no? C'è o non c'è l'arte, non c'è più l'arte. Certo che c'è, ci sarà, continuerà ad esserci, ma è necessaria? È necessaria? Il modo in cui essa ha espresso la verità, non come Platone, che l'arte non esprime la verità, certo la esprimeva, come abbiamo detto, ma il modo, la forma in cui essa esprimeva la verità continua a essere necessaria, laddove la stessa filosofia è diventata Wissenschaft o deve diventare Wissenschaft? Questa è la domanda radicale che con Hegel inaugura, io credo, la stagione dell'arte contemporanea, del fare artistico contemporaneo. Il fare artistico contemporaneo è tutto da leggersi in contrasto, anche grandi maestri di storia dell'arte, insomma, hanno bene o male insegnato questo, no? Prendete un grande storico dell'arte italiano come Argan. Tutta la critica d'arte d'Argan si muove tutta sulla base delle domande di Hegel, tutta quanta. Cercare se è possibile, in che cosa consista la necessità dell'arte. Perché non può più essere, dopo Hegel, l'arte vista come divertimento, come un godimento soggettivo. È proibita questa. Questo è filosoficamente proibito. Certo, può darsi che ci sia, ma è totalmente superfluo. Non mi interessa se si tratta di un divertimento, non mi interessa se si tratta, mi interessa la domanda: è necessaria? Soltanto lì nell'espressione artistica si mostra qualcosa che in altro modo non è mostrabile? Questa è la domanda che conta filosoficamente. Questa è la domanda che impone Hegel. E le grandi correnti artistiche del contemporaneo reagiscono a questa domanda, non a altro. Perché se notate, tutte invece concordano con Hegel. L'arte non è divertimento. L'arte non è qualcosa che faccio ritenendolo superfluo. No, l'arte è determinante nella vita contemporanea. Le grandi avanguardie, non è questo che esprimono tutte? Non è questo che vogliono esprimere tutte? Ma devono confrontarsi con la domanda di Hegel. E allora, come confrontarsi con la domanda di Hegel? Vediamo quali possono essere le dimensioni fondamentali per cui forse riusciamo a intendere filosoficamente qualcosa di più delle grandi esperienze artistiche contemporanee.
che presentano quel carattere comunque spaesante, eccetera, di cui dicevamo. Lo diceva prima dell'introduzione, anzitutto, non può più essere un'arte ingenua, non può più essere un'arte ingenua. Perché ingenuamente potevo, non consapevolmente potevo, esprimendomi sensibilmente con le mie forme artistiche, mostrare quella essenzialità dell'apparire. Ma questa ingenuità poteva farlo una poesia ingenua, ma non posso farlo io dopo che si è affermata una filosofia, una dialettica, per cui so che apparire ed essenza non possono essere disgiunte, astrattamente separate. Quindi non può più essere un'arte ingenua, è un'arte dell'intelletto, necessariamente un'arte dell'intelletto, l'ironia romantica già lo è. È un'arte che affronta il tema stesso del linguaggio, del rapporto tra il proprio linguaggio e il mondo, in forma necessariamente consapevole, cosciente. La prospettiva dell'arte ingenua è cancellata, non può più, non ha più luogo. Si apre una stagione che è la stagione di un'arte intellettuale, di un'arte dell'esperimento, di un'arte sperimentale, un'arte che lavora nel linguaggio, in particolare nel linguaggio, lo scava, ne vede le radici. Ma di più ancora, è un'arte che deve vivere nel mondo della scienza. Non può ingenuamente astrarsi dal mondo che è il mondo della scienza, quello in cui viviamo, che è il mondo del dominio della scienza. Come fa un'arte? Basta dire che è l'arte dell'intelletto, basta dire che è l'ironia, basta dire che è l'esperimento, e no, molto di più. Deve essere un'arte che fa proprio quello che è il perno, il nucleo fondamentale della scienza contemporanea. E qual è questo nucleo fondamentale della scienza contemporanea? È che a differenza di quello che pensava Platone, dire qualcosa, dire la cosa, sa che la cosa, diciamola breviter, nella sua essenza è energia, è luce, è qualcosa di immateriale. E questa è la cosa della scienza. La cosa della scienza è alla sua radice l'immateriale. Non un corpo, non una cosa. E l'arte intellettuale del contemporaneo non può non riconoscere questa desostanzializzazione del mondo che interviene in tutti i campi. In tutti i campi. Deve interiorizzarla questa situazione, che è quella del nostro mondo. Se no diventa un'arte ingenua, superflua, un divertimento, non conta, non ci interessa. La domanda radicale è: dove sta la necessità? E allora, prima di tutto, per confrontarsi a questa domanda, deve esserci un'arte che intellettualmente è coerente col mondo che dice Hegel, cioè che è quello della scienza, e non c'è dubbio alcuno che è quello della scienza. E allora la grande astrazione. La grande astrazione, il venir meno di ogni rappresentazione o rappresentabilità della cosa, l'arte come grande astrazione, la forma artistica non più forma nel senso classico, ma forma astratta, cioè qualcosa che è una contraddizione in termini. Naturalmente questa grande astrazione può essere intesa anche come un mondo che è un gioco fino a se stesso, chiuso in sé. Può essere inteso anche come Kandinsky, come un anelito allo spirituale che trascende ogni rappresentazione, ogni rappresentabilità. Si può andare in direzioni opposte, ma il nucleo fondamentale è questo. Il venir meno della rappresentazione non è un capriccio, non è un qualcosa di formale. Il venir meno della rappresentazione è la testimonianza di un'arte che vuole rimanere necessaria nel mondo appunto della scienza.
consapevole o no che ne sia poi l'artista, non conta niente tutto ciò. La consapevolezza soggettiva non conta niente quando si discute di grandi destini. Questa è la questione. La desostanzializzazione del mondo potentemente espressa nelle grandi correnti dell'astrazione contemporanea. Quello che l'aveva capito perfettamente, questa tendenza l'aveva capita magistralmente in polemica con Hegel, che invece non vedeva in alcun modo come avrebbe potuto svolgersi l'arte al di là dell'ironia romantica. Chi lo comprende perfettamente, potentemente, Schopenhauer. È l'idea di musica in Schopenhauer. Un'arte che è arte di relazioni, di rapporti, di numeri, che non descrive, che non rappresenta niente. L'arte non deve rappresentare, non deve essere mimesi di niente. Deve costruire un mondo a sé, a immagine di niente. Un mondo a sé, a immagine di niente. E la musica è il grande paradigma per Schopenhauer di questa possibilità dell'arte, che per lui travalica e sorpassa la stessa posizione filosofica dell'idealismo. Quindi un'arte tanto più necessaria, questa forma musica che Schopenhauer ha in mente, tanto più necessaria nel contemporaneo, in quanto per lui rappresenta una critica vivente, reale, della stessa impostazione filosofica dell'idealismo. Quindi un'arte necessaria in tutti i sensi, che lui ascolta qua e là, intravede qua e là, come Nietzsche, senza riuscire mai però, comprendendo che questo sia in Schopenhauer che Nietzsche, che questa dovrebbe essere, è un sollen più che una realtà, dovrebbe essere la tendenza fondamentale dell'arte contemporanea, dell'arte di questo tempo, questa dovrebbe essere. Quindi critica di ogni idea di rappresentazione. Di ogni idea di mimesi, di rappresentazione. Qui ritorno a una categoria kantiana fondamentale. Il godimento estetico, il piacere estetico, tu lo avverti quando qualcosa lo vedi, lo contempli, lo guardi, lo osservi, lo mediti, in modo totalmente disinteressato. Non so se avete mai riflettuto su questa, sul peso ontologico di questa idea di disinteresse, che però è fondamentale di nuovo per capire delle tendenze radicali dell'arte contemporanea. Disinteresse. Noi nella nostra vita tutto ciò che vediamo, tutto ciò c'è sempre una dimensione di interesse. Cosa avviene nel godimento artistico? Tu osservi quella cosa, tu osservi quella rappresentazione, tu osservi quella forma, qualunque essa sia, disinteressato, cioè non la vedi più sotto il profilo di una razionalità allo scopo, non lo vedi più come interesse, come qualcosa che è all'interno di un contesto e che in quel contesto ha una funzione, svolge un servizio. No, tu lo astrai di nuovo, l'astrazione è la parola chiave dell'arte contemporanea, lo astrai dall'interesse e con lui hai un rapporto disinteressato, cioè quello che non hai mai nella tua vita normale o quotidiana, disinteressato. Di nuovo un formidabile movimento di astrazione. No Hegel. La tua scienza è una scienza che ha a che fare inevitabilmente, necessariamente, che è interesse, addirittura più interesse della scienza, è cervello sociale, è comunanza di scienziati, è globalizzazione, no? No, è all'interno di questo tuo contesto, Hegel, non puoi cogliere, non puoi collocare la dimensione del disinteresse.
Certo, se l'arte mi è ancora rappresentazione di qualcosa, se è ancora mimesi, certo, allora se è ancora culto, è certo che interessa ancora, e allora hai ragione tu, Hegel, a dirmi che è passata. Ma se l'arte manifesta potentemente invece una dimensione di puro disinteresse, chi integra il disinteresse puro? Qual è la potenza scientifica che integra in sé il disinteresse? Ecco il carattere anarchico rispetto all'archè dell'interesse, il carattere anarchico, no? Che ironicamente rivendicava Gombrich. Ma di nuovo, soltanto in rapporto alla fine hegeliana, questo movimento è comprensibile. Questo movimento è comprensibile. Ma cerchiamo di andare, se c'è possibile, ancora un po' di tempo, un po' più a fondo ancora. Astrazione, abbiamo detto, disinteresse, astrazione, come nuovi paradigmi, no? Nuovi paradigmi. Ma astrarre che vuol dire? Anche qui interroghiamoci sulla prospettiva di fondo, no? Perché se riusciamo a circoscrivere un confine ultimo, allora dentro possiamo collocarci anche tante esperienze determinate. Allora, il fine ultimo, il confine ultimo di questa formidabile tendenza che travolge tutte le espressioni artistiche di avanguardia o radicali del secolo. E qual è la dimensione ultima? La dimensione ultima sta tutta, rientra tutta in quella categoria che Kant diceva il sublime, no? Cos'è il sublime? Cos'è il sublime kantiano con cui Hegel non fa i conti? Cos'è il sublime kantiano? O che Hegel prende sempre come un semplice anelito? No, il sublime kantiano che cos'è? È ciò che eccede il rappresentabile. Ciò che eccede la forma in quanto forma che rappresenta qualcosa, no? Questo è il sublime, ciò che sta al di là dell'imen, ciò che supera appunto la forma, quella forma che Aristotele diceva posso cogliere con un solo sguardo, no? Quando diceva il bello è ciò che colgo come armonico in sé, una composizione che colgo come armonica in sé in un solo sguardo, con un solo sguardo. È sublime tutto ciò che eccede questa capacità di mettere in immagine, immaginazione, collocare in un'immagine che ha una sua forma, quindi un suo limite, un suo confine. Sublime è ciò che eccede l'immaginazione, ed eccedendo la stessa immaginazione, perché non riesco a dare un'immagine di ciò che penso, di ciò che penso, di ciò che è in mente, non riesco a dare un'immagine, non riesco nemmeno appunto ad averne un'immagine, e quindi non riesco nemmeno ad esprimerlo in una forma, in una rappresentazione. Ma come agisce nel fare artistico una prospettiva di questo genere? Agirà mettendo costantemente in dubbio, no? Operando nel suo linguaggio, mettendone continuamente in evidenza non tanto la sua potenza. Da che punto di vista Hegel criticava nel senso che abbiamo spiegato l'arte? Nel senso che non era sufficientemente potente dal punto di vista concettuale, che non aveva la potenza del concetto e quindi diventava un passato perché non poteva star dietro, non poteva competere con la potenza del concetto. Ora,
Vedete, in questa prospettiva il ragionamento si rovescia, ma è necessaria la forma artistica proprio perché intellettualmente, con totale consapevolezza intellettuale, fa emergere l'impotenza del linguaggio, l'inopia del linguaggio. L'inopia del linguaggio nei confronti dell'irrappresentabile, nei confronti del sublime. Puoi rappresentare tutto all'interno del concetto? Puoi mettere in immagine concettuale tutti i contenuti della mente? La parola non ti manca mai. La tua scienza, Hegel, è la scienza di una logos onnicapiente, totalizzante. In base a che cosa la puoi affermare? Da che punto di vista puoi affermarlo? Ma non è che si ritorni al di qua di Hegel dicendo ecco la rappresentazione, ecco la mimesi. No, il processo è quello che abbiamo descritto, questo processo di astrazione intellettuale, di desostanzializzazione del mondo, ma che indica questa via, sublime, irrappresentabile. E di nuovo, questa prospettiva può scindersi, certo, può scindersi, ma il nucleo suo rimane quello. Come può scindersi? E beh, è chiaro. Da un lato non ho più la forza, l'inopia del mio linguaggio, mostrare questa povertà. Celan, Beckett, il primo Ungaretti, mostrare questa povertà. E questo in coerenza con una wasteland, no? Con una terra desolata. Quale linguaggio può rappresentare la terra desolata senza consolazione, senza incantamenti, se non un linguaggio che si ritira? Sono tutte immagini becchettiane, no? Che si ritira. E questa prospettiva e questa corrente può avere un significato, da un lato tragico, il rapporto con la terra desolata, e dall'altro anche un anelito, no? Un anelito, perché di contraccolpo l'immagine della povertà del linguaggio e della terra desolata ti crea una idea, no? Fa sorgere nella mente un'idea di gioia, di felicità, ma senza nessuna finzione. Linguaggio povero, disincantato, sobrio, in cui la parola risuoni sola, come quel suono solo, come quella luce sola che era bella per Plotino. Ma questa povertà è una povertà che anela, è una povertà che soffre. Oppure può essere certamente, ma sulla base dello stesso nucleo, no? Una prospettiva invece di puro gioco. Sì, queste mie immagini non sono il prodotto di qualche potenza dell'immaginazione. Queste immagini non sono un indumentum come nell'estetica medievale che ha in sé un contenuto di verità. Sono immagini fine a se stesse e io navigo tra queste immagini che non significano nulla, totalmente sradicate, che hanno un valore, sì, hanno il valore che dà loro il mercato. Ci può essere qualcosa di più distante di queste immagini che circolano per i mercati da quella di Beckett? Nulla.
Eppure questo è essenziale filosoficamente. Il germe, l'inizio, l'origine è la stessa. È l'epoca che è questa. È l'epoca che è questa. L'origine è la stessa. La manifestazione, il mostrarsi dell'impotenza di un linguaggio che denota, il mostrarsi di un'immaginazione che non può più produrre delle immagini che siano la resa sensibile, il manifestarsi sensibile di un contenuto di verità. Manca la cosa e manca il soggetto. Non c'è più né il soggetto né la cosa, c'è solo la loro relazione, che soltanto astrattamente può essere rappresentabile. Quindi il nucleo fondamentale è lo stesso, di tendenze opposte, di una tendenza tragica e una tendenza ironico-comica, ma il nucleo è fondamentalmente lo stesso. Quello che interessa, è comprendere appunto che oltre Hegel, queste che continuiamo a chiamarci per intenderci manifestazioni artistiche, questa poiesis, questo fare del canto, della pittura, questo poiesis, per parafrasare Platone, no? Non il fare in generale, ma ormai usiamo poiesis per quel fare specifico che è del canto, della danza, della musica. Questa poiesis rimane essenziale, perché le dimensioni che siamo andati indicando sono dimensioni essenziali, che sfuggono essenzialmente alla presa del concetto. Sia nelle loro versioni tragiche, drammatico-tragiche, luttuose, prima si citava Benjamin, sia nelle loro immagini mercantili, dove il termine mercantile non ha alcuna accezione spregiativa, che sarebbe assurdo, no? sarebbe di una ingenuità assurda usarlo in termini negativi, spregiativi, perché è il nostro mondo quello della merce. E quindi un'arte, una manifestazione artistica che consapevolmente viva questo mondo è essenziale. Io non credo, perché c'è quel mondo. Quindi se tu semplicemente obbedisci a quel mondo, non sei essenziale, sei superfluo. Come per un capitalista è del tutto superfluo costruire caramelle e automobili, costruirà quello che gli conviene costruire. Quindi, ecco, ritengo che un'arte mercantile sia certamente una abbia assolutamente diritto di piena cittadinanza nel mondo contemporaneo, ma sia totalmente superflua, perché si può produrre arte, quell'arte, come si può produrre qualsiasi altra merce. L'altra tendenza che invece emerge dal grande discorso hegeliano è quella invece, secondo me, è davvero necessaria. Quell'arte in cui si scava la parola fino a farne udire il silenzio costitutivo, fino a farne udire quella radice che non potrà mai diventare tuo possesso, fino a farti capire che il linguaggio non è un mezzo, un servizio a tua disposizione come un martello, non è un utensile, ma è la tua casa dove abiti, è quell'arte lì che fa comprendere questo della parola rimane necessaria anche rispetto alla filosofia e alla scienza, perché il linguaggio della filosofia e scienza è un mezzo,
è un mezzo per definire, per determinare, per denominare, è un mezzo. Ed è un mezzo sempre più sradicato, no? Perché la scienza e la filosofia come scienza si comunica sempre più attraverso un linguaggio che non è quello delle madri. Nel punto più drammatico e più bello del Faust di Goethe, no? Mefistofele, Faust, lo scienziato Faust, l'uomo faustiano, che tutto vuole sapere nel senso di Hegel, Wissenschaft, di che tutto vuole fare esperimento, esperienza, dice ad Aristotele, dice a Mefistofele, beh, adesso sono stufo di queste rappresentazioni, cioè non ho la nausea, esattamente come Schopenhauer, ho la nausea di questa civiltà tutta di rappresentazioni. E dove vuole andare, dice a Mefistofele, conducimi alle madri, conducimi all'inizio, conducimi verso ciò che non è rappresentabile. Mefistofele gli dice, bada Faust, è pericoloso, perché lì non ci sono forme, quello è il Reich dove le forme sono tutte disciolte. Quello è il Reich delle forme disciolte. Lì vuole essere condotto. Lì non giunge la scienza, ma è nel regno delle madri che non giunge, è nel regno germinale della parola che non giunge, è in quel regno lì che il discorso logos non perviene, ed è quel regno lì che la poesia indica sempre nella sua parola, in quella parola che è sempre parola che manca, e che nell'essere parola che manca indica costantemente un oltre, se si chiude questa prospettiva, se questa prospettiva non è più necessaria o avvertita come necessaria, allora non ci trascendiamo più, amici, cessa l'esserci come trascendenza, non la trascendenza iperurania di qualche padre eterno, di qualche angioletto. Noi come trascendenza, noi non siamo più trascendenza se questa parola che manca non è più ascoltata. E se l'arte dopo Hegel si riduce, come Hegel probabilmente immaginava, se ci avesse un po' riflettuto, a immagine superflua, überflüssigkeit, superfluità, l'immagine che fluiscono usque ad nauseam, no? A ogni biennale, a ogni esibizione, immagini che fluiscono. E se questo è l'arte, e questa arte certamente non è necessaria, ma se a questo si riduce, non è che muoia l'arte o che venga meno l'arte o che l'arte stia solo nel suo trapassare. Se viene meno questo, viene meno il senso, perché l'arte ha a che fare col sensibile, certo, il senso del nostro essere, un esserci che si trascende sempre, che non è mai addomesticabile. Nella parola che manca dell'arte ci sta il segreto del nostro non essere addomesticabili, del nostro non stare in questa casa, nella casa del mercato, nella casa delle merci. Non stiamo qui a casa. La parola dell'arte suscita, dà in contraccolpo rispetto al grande discorso hegeliano, questa, chiamiamola nostalgia, ma non è una nostalgia come quelle che indicava Hegel, vuota o superflua, no, perché nel linguaggio che si incarna e nella resistenza ad un linguaggio che non è strumento, che non è mezzo che si incarna, è nel nostro parlare che deve incarnarsi, un'arte che ci fa sentire tutto questo rimane un'arte necessaria,
oltre Hegel, ma assolutamente comprensibile soltanto a partire dalla grande estetica di Hegel. Grazie.